cari fratelli e sorelle che siete uniti con Teleradio Kolbe in questa trasmissione. Pace e bene a tutti voi da parte del Signore Gesù, che vi accoglie con gioia nel suo cuore misericordioso e accoglierà con gioia la nostra preghiera fatta con fede, con amore, con fiducia. E con questa preghiera il Signore vuole certamente anche donarci pace, benedizione, guarigione per l'anima e per il corpo. Disponiamoci quindi con fede, con amore, per quest'ora di adorazione, nella quale certamente daremo tanta gioia al cuore di Gesù e da Lui riceveremo gioia e pace e guarigione. E naturalmente siamo anche in comunione con il cuore immacolato di Maria, Regina dell'Amore, alla quale siamo consacrati e alla quale ancora ci affidiamo in questo momento di preghiera, con fiducia filiale. Riempici di te, riempi i nostri cuori, donaci l'amore, che ci unisce al Padre, con la tua potenza, noi saremo luce. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù mio, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime. Specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria Madre e Regina dell'Amore, prega per noi. Primo mistero della luce, contempliamo Gesù, battezzato da Giovanni nel fiume Giordano. Il Padre dice su di lui: ecco il mio figlio tanto amato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria,
piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina dell'Amore, prega per noi. Nel secondo mistero della luce contempliamo Gesù che compie il suo primo miracolo alle nozze di Cana per la intercessione di Maria Santissima. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina dell'Amore, prega per noi. Nel terzo mistero della luce contempliamo Gesù che invita tutti alla conversione e annuncia a tutti il regno di Dio e manda anche noi ad annunciare che il regno di Dio viene ormai sulla terra e vuol venire a regnare nei nostri cuori e in tutta la terra. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina dell'Amore, prega per noi. Nel quarto mistero della luce contempliamo Gesù, che viene trasfigurato mentre prega sul Monte Tabor, e preghiamo affinché anche noi veniamo proprio immersi nella sua gloria e trasfigurati dalla preghiera che ci mette in comunione con Lui. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina dell'Amore, prega per noi. Nel quinto mistero della luce contempliamo Gesù che istituisce il sacramento dell'Eucaristia e preghiamo affinché anche noi possiamo essere fatti degni di partecipare sempre bene a questo divin sacrificio nel quale vogliamo veramente anche noi unirci a Gesù per rinnovare l'offerta della sua morte e passione e risurrezione per la salvezza nostra e del mondo intero. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina dell'Amore, prega per noi. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi, e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Per il Papa e per l'acquisto della indulgenza. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Maria, Regina del mondo, Madre di bontà, fiduciosi nella tua intercessione, noi affidiamo a te le nostre anime. Accompagnaci ogni giorno alla fonte della gioia. Donaci il Salvatore. Noi ci consacriamo a te, Regina dell'amore. Amen. Ed ora, Signore Gesù, con fiducia nella tua infinita misericordia,
ci rivolgiamo a Te. Noi crediamo nel Tuo amore, o Signore. Crediamo che Tu ci vuoi liberare ed aiutare e guarire le nostre difficoltà, le nostre infermità. Perché Tu sei venuto al mondo apposta per salvarci, perciò ora veniamo a Te. E con questa preghiera Ti chiediamo la guarigione interiore innanzitutto. O Signore Gesù, Tu sei venuto a guarire i cuori feriti e tribolati. Ti prego di guarire i traumi che provocano turbamenti nel mio cuore. O Gesù, Ti prego in particolar modo di guarire quei traumi che sono causa di peccato. Ti chiedo di entrare nella mia vita, di guarirmi dai traumi psichici che mi hanno colpito in tenera età e da quelle ferite che me li hanno provocati lungo tutta la vita. Signore Gesù, Tu conosci i miei problemi. Li pongo tutti nel Tuo cuore di buon pastore. Ti prego, in virtù di quella grande piaga aperta nel Tuo cuore, di guarire le piccole ferite dei miei ricordi, affinché nulla di quanto mi è accaduto mi faccia rimanere nel dolore, nell'angoscia, nella preoccupazione. Guarisci, o Signore, tutte quelle ferite che nella mia vita sono state causa di radici di peccato. Io voglio perdonare tutte le persone che mi hanno offeso. Guarda a quelle ferite interiori che mi rendono incapace di perdonare. Tu sei venuto a guarire i cuori afflitti. Guarisci il mio cuore. Concedimi, Signore, la guarigione dal dolore che mi opprime per la morte delle persone care. Fa che possa riacquistare pace e gioia per la certezza che Tu sei la risurrezione e la vita. Fammi testimone autentico della Tua risurrezione, della Tua vittoria sul peccato e sulla morte, della Tua presenza di vivente in mezzo a noi. Amen. Preghiera per la guarigione fisica. Signore Gesù,
credo che sei vivo e risorto. Credo che tu sei presente realmente nel Santissimo Sacramento dell'altare e in ciascuno di noi che crediamo in te. Ti lodo e ti adoro. Ti rendo grazie, Signore, perché hai voluto restare per sempre con noi come pane vivo, disceso dal cielo. Tu sei la pienezza della vita. Tu sei la risurrezione e la vita. Tu, Signore, sei la salute dei malati. Oggi ti voglio presentare tutti i miei mali, perché tu sei uguale ieri, oggi e sempre, e tu stesso mi raggiungi dove mi trovo. Tu sei l'eterno presente e mi conosci. Ora, Signore, ti chiedo di avere compassione di me. Visitami per il tuo Vangelo, affinché tutti riconoscano che tu sei vivo nella tua Chiesa, oggi, e che si rinnovi la mia fede e la mia anima. Abbi compassione delle sofferenze del mio corpo, del mio cuore e della mia anima. Abbi compassione di me, o Signore. Benedicimi e fa che possa riacquistare la salute. Che cresca la mia fede e che mi apra alle meraviglie del tuo amore, perché sia anche testimone della tua potenza e della tua compassione. Te lo chiedo, Gesù, per il potere delle tue sante piaghe e per la tua santa croce e per il tuo preziosissimo sangue. Guariscimi, Signore. Guariscimi nel corpo. Guariscimi nel cuore. Guariscimi nell'anima. Dammi la vita in abbondanza. Te lo chiedo per l'intercessione di Maria Santissima, tua madre, la Vergine dei Dolori, che era presente in piedi presso la tua croce, che fu la prima a contemplare le tue sante piaghe e che ci hai dato per madre. Tu ci hai rivelato di aver preso su di te i nostri dolori e per le tue sante piaghe noi siamo stati guariti. Oggi, Signore, ti presento con fede tutti i miei mali e ti chiedo di guarirmi completamente. Ti chiedo, per la gloria del Padre del Cielo, di guarire anche i mali della mia famiglia e i miei amici. Fa che crescano nella fede, nella speranza e che riacquistino la salute per la gloria del Tuo nome, perché il Tuo regno continui a estendersi sempre di più nei cuori attraverso i segni e prodigi del Tuo amore. Tutto questo, oh Gesù, te lo chiedo perché sei Gesù, il Salvatore. Tu sei il buon pastore e noi siamo le pecorelle del tuo gregge. Sono così sicuro del tuo amore che prima ancora di conoscere il risultato della mia preghiera, ti dico con fede grazie, Signore Gesù. Grazie per tutto quello che farai per me e per ciascuno di loro. Grazie per i malati che stai guarendo ora. Grazie per quelli che stai visitando con la tua divina misericordia. Amen. Signore Gesù, le mani tue piegate, stendi su me con il tuo grande amore. Tu che mi hai redento, morendo sulla croce, passa e guarisci come in Galilea.
Ed ora rivolgiamoci al Signore con fiducia filiale, affidando a Lui tutte le altre nostre intenzioni per essere liberati dal male dell'anima e del corpo per noi e per i nostri cari. Gesù mi ha salvato. Gesù mi ha salvato. Amen. Alleluia. Poiché il mio Dio è fedele e sicuro, chi a Lui si affida nel giorno del pericolo non sarà mai confuso. Amen. Onore e gloria a Dio solo. Benediciamo il Padre e il Figlio con lo Spirito Santo, lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli. Santissima Trinità, noi vi invochiamo, noi vi lodiamo e vi adoriamo. Santissima Trinità, speranza nostra. Nostra salvezza e onore nostro. Santissima Trinità, liberaci, salvaci, vivificaci. Spirito Santo, santo il Signore Dio Onnipotente che è, che era e che viene. Santissima Trinità, a te la bellezza e il potere, a te la gloria e la potenza nell'eternità nei secoli. Santissima Trinità, a te la lode, a te la gloria, a te l'azione di grazia nei secoli dei secoli. Santo Dio, santo forte, santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Ed ora ci rivolgiamo alla Santissima Trinità con una preghiera potente. Alla fine di ogni preghiera io impartirò la benedizione e voi farete il segno di croce per imprimere su di voi e sui vostri cari la potenza della divina bontà che ci vuole benedire e liberare. Nel santissimo nome di nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, sia distrutto in me e nei miei cari e in tutto ciò che mi appartiene il veleno del maligno, l'antico serpente e quello dei suoi stregoni, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Nel nome del nostro Dio e Signore Gesù Cristo, siano per sempre distrutti nella mia vita e nella vita dei miei cari qualsiasi tentazione, qualsiasi seduzione, qualsiasi dubbio, qualsiasi paura, qualsiasi torpore, qualsiasi tormento fisico e interiore che il maligno ha sparso sulla mia vita e sulla vita dei miei cari, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore risorto e della sua divina misericordia, siano distrutti in me e in tutti i miei cari e in tutto ciò che mi appartiene qualsiasi maleficio, qualsiasi sortilegio, qualsiasi fattura, qualsiasi maledizione,
qualsiasi malattia e blocco seminati nella mia vita dal principe di questo mondo e dai suoi sottoposti, nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Ed ora anche voi ripeterete queste parole che io dirò, che sono proprio un atto di fede che facciamo in ciò che siamo, in ciò che Dio è per noi, in ciò che noi siamo per il Dio. E quindi è un atto di fede veramente nell'amore di Dio, che ci vuole bene e per questo vuole ogni bene per noi, per l'anima e per il corpo. Io sono un figlio di Dio. Io sono un figlio di Dio. Per la grazia del mio battesimo. Io sono un figlio di Maria. Io sono un figlio di Maria. Per la volontà di Dio, nostro Padre. Io sono un membro del corpo di Cristo. Io sono un membro del corpo di Cristo. Io sono tempio dello Spirito del Dio vivente. Io sono tempio dello Spirito del Dio vivente. Io sono figlio della Santa Chiesa. Io sono figlio della Santa Chiesa. Alla quale il Figlio di Dio ha promesso che le potenze infernali non prevarranno contro di essa. Ed ora fate vostra questa preghiera che io faccio a nome di tutti voi. Per questo io vi resisto fermamente nella fede, nel santissimo nome di nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Spiriti diabolici che vi girate cercando chi divorare e tormentare, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Alleluia. Amen. Alleluia. Nel nome di Gesù siate sconfitti e respinti nell'abisso fino al giorno del giudizio finale. Nel nome di Gesù nostro Signore, cessate immediatamente e per sempre di tormentarci, di turbarci, di bloccarci e distruggerci. Siate per sempre vinti nel nome di Dio, tre volte Santo, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome di Dio, di ogni grazia e consolazione, che tutte le vostre trappole e lacci infernali siano per sempre distrutti dal fuoco di Dio, nel nome del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, e nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Nel nome del nostro Signore Gesù Cristo, siano per sempre distrutti tutti i legami delle tenebre di qualsiasi origine essi siano, e che mi legano a voi. Amen. Amen. Scompaia ora, svanendo definitivamente, qualsiasi influenza maligna su di noi, attraverso il nostro nome, il nostro sangue o la genealogia, nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Che per il sangue dell'agnello che toglie i peccati del mondo, siano soppresse e abolite una volta per sempre le conseguenze delle pratiche idolatriche dei miei parenti e dei miei antenati. Amen. Che per il sangue vivo e vivificante del Figlio di Dio sia tolta qualsiasi maledizione ereditata dalla mia famiglia e dai miei numerosi peccati. Amen. Che per il sangue e l'acqua scaturiti dal fianco aperto dell'agnello siano lavate e riparate le conseguenze dei peccati gravi della mia famiglia: adulteri, incesti, omosessualità, pedofilia, traffici della persona, prostituzione, omicidi e aborti nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Che per il sangue innocente dell'agnello vincitore sia infranto qualsiasi legame occulto sul mio nome e sul nome dei miei cari, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Che sia disfatto e infranto qualsiasi legame intessuto dai miei sulla mia vita, con o senza il mio libero consenso, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Che sia bruciato dal fuoco di Dio qualsiasi patto concluso sulla mia persona, dai miei familiari, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Che sia annientata e per sempre distrutta qualsiasi manipolazione occulta operata sulla mia persona, dalla mia concezione fino ad oggi, per la potenza del Padre e del Figlio
e dello Spirito Santo, Dio d'amore, di vita e di luce. Amen. Che tutto ciò che è stato pronunciato sulla mia vita sia distrutto nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Che tutto ciò che è stato sigillato e bloccato nella mia vita e anche nella vita dei miei cari sia immediatamente e per sempre disfatto e distrutto nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Gesù, Figlio del Dio vivente, abbi pietà di noi. Gesù, immagine del Padre invisibile, abbi pietà di noi. Gesù, saggezza eterna, abbi pietà di noi. Gesù, splendore di luce eterna, abbi pietà di noi. Gesù, Verbo di vita, abbi pietà di noi. Gesù, Figlio della Vergine Maria, abbi pietà di noi. Gesù, vero Dio e vero uomo, abbi pietà di noi. Ed ora, per la potenza del Santissimo Nome di Gesù e del Suo preziosissimo Sangue, e per la intercessione della Beata Sempre Vergine Maria, Regina dell'Amore, vi benedica, vi protegga da ogni male, Dio che è onnipotente e misericordioso, il Padre e il Figlio e lo Spirito Santo. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato.